Radio Mia, every day. Fantastiche. Che stai guardando? Ma che stai guardando? Sto spiando le cose del prossimo ospite. E allora, con noi Agnese Monaco. Ciao Agnese, buonasera. Ciao Agnese. Buonasera a te. Ammetto, ero su un sul tuo sito. Ecco. Stavo vedendo un po' di cose. Stava sbirciando il tuo sito. Sbirciavo il sito. Ma ci vogliono due giorni per leggerlo tutto. Agnese Monaco, dobbiamo dire che tu sei romana doc, tu sei una scrittrice, poetessa, commediografa, pittrice e musicista, iscritta alla SIAE, laureata in lettere, insomma, hai scritto raccolti di poesie, tu sei un'artista a 360 gradi, giusto? Grazie, sì, sono anche un essere umano però. Sei anche un essere umano soprattutto. Oltre brava è anche bella. È una bellissima ragazza. Grazie. Ascolta Agnese, tu hai fatto tanto perché leggo la tua biografia, hai fatto tantissimo, ma io credo che la tua passione più grande sia la pittura, o no? La pittura mi aiuta ad esprimermi sotto alcuni frangenti, mentre la poesia sotto altri. Diciamo che al momento quello che a cui mi sto dedicando di più, che mi sta dando molta più soddisfazione, è la poesia, in realtà, perché sto facendo dei corsi gratuiti, sto tenendo dei corsi gratuiti qui a Roma, dal titolo Conoscere per amare la poesia, dove cerco di dare le basi tecniche della poesia per i novizi a introdurmi in un modo semplice ma anche concreto a che cos'è la poesia, perché molto spesso molti si improvvisano poeti senza neanche avere le basi tecniche, purtroppo. Cioè, senza nulla togliere ovviamente, perché sono persone validissime, anche che non... però io credo che alla base di tutto bisogna conoscere per avere poi una maggior malleabilità nel ciò che si voglia scrivere, insomma. Agnese, sto facendo questo corso che sta andando benissimo. Poi adesso mi sono presa la pausa estiva e ricomincerà il 13 settembre, sempre qui a Roma. La novità invece è il libro Metamorfosi, come nome parte del ricavato della vendita è devoluto ad Animal Imeriollus, che è un'associazione animalista a tutela appunto degli animali in difficoltà, che ha fatto tanto sul territorio, soprattutto nelle zone di provincia, Bracciano, opera molto a Bracciano, esempio. E io già ho riempito praticamente un salvadanaio intero, stiamo riempendo il secondo salvadanaio e ci sarà nuovamente la consegna ufficiale per il secondo salvadanaio. Per quanto riguarda sicuramente l'arte, come mi dicevi prima, sì, ho avuto, diciamo, le mie belle soddisfazioni perché ho esposto in quasi tutto il mondo grazie a una nota marca di grande che pubblicità, non faccio un nome, vinsi un concorso con loro e praticamente mi scelsero come unica italiana in mezzo a autori giovani under 35 all'epoca. Sì, all'epoca. Anni fa, in realtà. E praticamente con mio padre ho in esposizione in quasi tutto il mondo. Poi ormai ci sono state altre mostre, ci sono dei miei quadri in mostra in Australia, a Melbourne, e altri in una mostra itinerante, insomma, quindi anche quello, insomma, diciamo che nell'arte mi sono tra virgolette allargata in modo internazionale. Con Metamorfosi invece sono rimasta in Italia, perché è tutto in italiano, è un rifacimento delle Metamorfosi di Ovidio solamente in chiave moderna, e il nome è praticamente un gioco molto sui vari stili poetici e i vari stili messicani. Ho giocato anche utilizzando haiku, simoni, aforismi, molte figure retoriche, insomma quello che poi alla fine sto insegnando anche ai miei balli allievi ultimamente. Insomma, poi, questa è...
questa è la tua vita, diciamo, questa è la tua vita, la tua, le tue passioni. Le mie passioni, le tue passioni. La mia passione è comunque la mostra scenografica che l'ho inventata, cioè mi sono inventata questa mostra scenografica, nel senso ogni volta che io faccio una mostra individuale metto o comunque un evento, per esempio anche per il corso che ho fatto di poesia, nella parete ci sono questi quadri dove ci sono le immagini di cani con il loro carattere, le caratteristiche, con le varie riferimenti delle onlus per adottarli, e questo diciamo che è utile e ne abbiamo già fatti adottare parecchi, perché la gente incuriosita va a vedere un cane con determinati tipi di caratteristiche e quant'altro. Diciamo che è bello, sono bei gesti, sì, quelli di adottare gli animali. Esatto, abbiamo studiato, insomma, l'ho inventata questa cosa da aggiungere al calderone e sta riscuotendo comunque un successo specialmente per gli animali. Poi io, vabbè, sono comunque, faccio parte come volontaria di Animalisti Italiani, oltre che dell'OIPA a Roma, nella sezione di Roma, quindi comunque mi piace stare dentro questo mondo. Quindi in ogni cosa che faccio, alla fine cerco sempre di mettere l'aiuto verso il prossimo, che sia un animale, comunque che siano bambini, anche adulti, bisognosi, insomma, dove c'è bisogno cerco sempre di dare il mio contributo. E fai benissimo. Diciamo che è anche che nel tuo tempo libero ami dedicarti allo studio di altre lingue. Tu conosci perfettamente tre lingue, inglese, francese e spagnolo, anzi italiano, quindi sono quattro. E quindi diciamo che questa è un'altra delle tue passioni. E quindi che dirti, hai detto tutto di te e noi ti auguriamo tanta tanta fortuna in ogni campo e in ogni settore. È stato un grande piacere. Grazie, io volevo ricordare se posso il mio sito, agnesemonaco.altervista.org, e dal sito poi ci sono tutti i contatti, Facebook, LinkedIn e tutto quanto. Lì potete trovare tutto, anche dove trovare Metamorfosi, dove acquistarlo, e niente, sappiate che mi ha fatto molto piacere parlare con voi. Anche a noi, molto carini. Anche a noi tantissimo. Ti auguriamo tanta, 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 tanta fortuna e alla prossima, ok? Ciao. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita, ciao. Ciao, grazie, in bocca al lupo. Ciao, Agnese. Ciao, lupo. Ciao. I could be staring at somebody new, stuck in my head.